Buongiorno, bentrovati cari amici. Guardate, oggi ho una bellissima novità. Ci è arrivata la certificazione del nostro Prosecco. Infatti la settimana scorsa è venuto un funzionario di Valor Italia, che è l'ente certificatore per quanto riguarda il nostro Prosecco ad hoc, e ha verificato l'idoneità. Ma andiamo dal nostro enologo che ci spiegherà più nel dettaglio come viene fatta questa certificazione. Andiamo! Bene, eccoci qua. Ciao Viviano. Buongiorno. Guarda Viviano, ci è arrivato adesso da Valor Italia, che è l'ente certificatore, per quanto riguarda l'idoneità del nostro Prosecco. Molto bene. Ma in cosa consiste questa idoneità? L'idoneità non è altro che la certificazione che la massa, appunto, che abbiamo spumantizzato, venga poi chiamata in bottiglia Prosecco. E come avviene questa certificazione? Avviene tramite una richiesta da parte della cantina Valor Italia, che è l'ente certificatore per quanto riguarda il Prosecco. Viene fissato un appuntamento in cui arriverà un funzionario, dove verranno prelevati dei campioni e poi, con cui verrà poi certificato, fatto le prove per certificare. Che tipo di prove vengono effettuate su questi campioni? Allora, di questi campioni serviranno innanzitutto per un'analisi, poiché per essere certificato Prosecco devono essere rispettati alcuni dati come l'acidità, il pH e il residuo. Residuo zuccherino? Sì, esatto, residuo zuccherino e anche residuo secco. Perché noi, dichiarando che è extra dry, c'è un residuo, se fosse dry o brut ne avrebbe un altro. Esattamente, sì, abbiamo dei range di residuo zuccherino. Poi viene fatta la prova di pressione, perché come spumante deve avere un minimo di pressione. E in ultimo viene fatta una prova organolettica per decretare se il prodotto corrisponde ai criteri organolettici del Prosecco. Per cui, dati alla mano che ci hanno dato Valor Italia, il nostro Prosecco è idoneo, esatto. Non ci resta che imbottigliarlo. Assolutamente. A questo punto, quando lo andremo a imbottigliare? Lo andremo a imbottigliare durante la prima settimana di giugno, con cui poi potrà essere consumato da metà giugno in poi. Anche perché c'è da aggiungere una cosa, Viviano: viene fatta questa certificazione appunto perché viene messa una fascetta su ogni bottiglia. Esatto, sarà la fascetta del Monopolio di Stato che certifica che quella bottiglia corrisponde alla certificazione del Prosecco che è stata fatta. Tra l'altro loro vogliono vedere appunto la filiera di questo Prosecco, di questa bottiglia, che arriva da quel vigneto, esatto, fino ad arrivare a quella vasca, poi successivamente la presa di spuma, spumantizzazione, eccetera, giusto? Esatto, perché non deve essere solo il vino certificato Prosecco, ma deve essere anche l'uva in partenza certificata Prosecco, quindi con dei valori di resa e dei valori organolettici già alla partenza da disciplinare del Prosecco. Questo appunto per garantire al consumatore massima trasparenza. Esattamente, del Prosecco. Bene, grazie Viviano. Come avete visto, c'è un certo lavoro anche burocratico, ma per garantire al consumatore massima trasparenza è necessario farlo. Bene, per questo video è tutto. Ti invito a continuare a seguirci e ti lascio un abbraccio. Ciao, a presto.